era scomparso nel nulla un bambino di 3 anni ed è stato ritrovato ben 18 anni dopo e ha avuto la possibilità di andare ad incontrare i suoi genitori biologici. Tutto ciò è stato reso possibile grazie a un sistema basato sull'intelligenza artificiale che permette di invecchiare foto delle persone come fa l'applicazione che sta andando molto di moda attualmente chiamata FaceApp. In maniera più efficace e più potente, la notizia bella ci giunge dalla Cina, il bambino si chiama Yu Weifeng e aveva solo 3 anni quando nel 2001 fu rapito mentre giocava ad un cantiere dove il papà stava lavorando. La famiglia ha vissuto 18 anni di paura, di terrore, di dolore, senza sapere che fine avesse fatto il figlio. I genitori non potevano immaginare che il bambino, dopo essere stato abbandonato, alla fine è stato adottato da una coppia che non riusciva ad avere figli, sterile. La polizia negli ultimi tempi però riuscì a sfruttare una tecnologia simile a quella di FaceApp, innovativa e ha reso possibile l'invecchiamento delle immagini, andando a far sì che effettivamente il bambino venisse ad essere ritrovato, cosa che effettivamente si è verificata. A 18 anni di distanza, infatti, il fanciullo, il ragazzo, chiamatelo come caspita volete voi, ha potuto riabbracciare finalmente gli amati genitori naturali, un incontro più che toccante, compresi gli agenti di polizia che hanno consentito di realizzare l'impresa in questione. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi se vi va, commentate, al prossimo video da Leandro, narratore italiano.